L'autorità portuale locale ha inviato i numeri relativi all'ultimo trimestre 2023, tutto secondo le previsioni. Quello trascorso è stato un altro anno di pochi sorrisi per il porto di Civitavecchia. A pochi giorni dall'episodio di mala movida al Pirgo, con tavoli e sedie danneggiati in un locale, il comune interviene. Grazie alle telecamere di videosorveglianza è stato individuato uno dei protagonisti. Come ogni martedì torna l'appuntamento con Zoom. Questa settimana, a partire dalle 20.45, subito dopo il telegiornale, ci occuperemo della storia recente del mercato di Civitavecchia. Santa Marinella chiama, Civitavecchia risponde. Dopo il voto favorevole arrivato ieri dalla città balneare, nella nostra città si voterà invece lunedì per l'istituzione della provincia Porta d'Italia. Non si placano le polemiche sul Palagalli, il presidente onorario della COSAR le stinge e ribatte al geometra e team manager della Nautilus Pastorelli sulla gestione dello stadio del nuoto. Buonasera dal TRC Giornale da Raffaele Angeletti. L'autorità portuale ha diffuso questa mattina i dati riguardanti i traffici relativi all'ultimo trimestre del 2023. È quindi possibile tracciare un bilancio dello stato di salute del porto di Civitavecchia sulla base di quello che è stato l'andamento dello scorso anno. Purtroppo, al di là di poche isole felici come il crocerismo e l'automotive, i numeri parlano ancora di una situazione di difficoltà, soprattutto per quanto riguarda le merci alla rinfusa. Vediamo. Con un ritardo record e mentre dalle altre parti si stanno già elaborando i dati del primo trimestre dell'anno in corso, l'autorità portuale locale ha inviato i numeri relativi all'ultimo trimestre 2023. Tutto secondo le previsioni, comunque. Quello trascorso è stato un altro anno di pochi sorrisi per il porto di Civitavecchia, fatta eccezione per le isole felici del crocerismo, con una crescita importante, più 52,7%, ma comunque inferiore in termini percentuali rispetto ad altre realtà italiane, del settore passeggeri, più 10,1%, dell'automotive, più 53,1%, e delle merci liquide, più 29%, ovvero i prodotti petroliferi destinati all'aeroporto di Fiumicino e che nulla c'entrano con la programmazione portuale. Per il resto, andando a vedere i dati definitivi dello scorso anno, vengono confermati saldi negativi già evidenziati nei primi tre trimestri dell'anno. Nel porto cala il tonnellaggio delle merci alla rinfusa al netto del carbone, quello delle merci varie in colli, diminuiscono i container, peraltro già ai minimi termini da sempre, e gli accosti nave. Non considerando quindi il carbone, che ha avuto un calo di quasi 1 milione di tonnellate rispetto al 2022, le cosiddette merci varie, ovvero i materiali ferrosi, i minerali grezzi, i fertilizzanti, i prodotti chimici e le altre rinfuse solide, sono diminuite in un anno di quasi 80.000 tonnellate, da 696.770 a 577.826, per un terribile meno 17%. Praticamente nell'ultimo quinquennio il porto di Civitavecchia ha visto ulteriormente ridurre il proprio ruolo in quello che viene considerato il settore più importante, quello che dà lavoro a buona parte del comparto, dai portuali alle agenzie marittime, dai gruisti ai trasportatori, dai rimorchiatori agli ormeggiatori e tanti altri ancora. Ma il trend, va sottolineato, è ormai delineato da oltre un decennio. Identico il discorso per quanto riguarda i contenitori, dove, come si usa dire, non si cresce e non si crepa. Civitavecchia in un anno ha perso quasi il 10% rispetto all'anno precedente, in un settore che in altre realtà portuali rappresenta la vera ricchezza. La diminuzione dei TEU si è riscontrata comunque in quasi tutti gli altri scali marittimi italiani, diretta conseguenza di una situazione internazionale caratterizzata dall'incertezza dovuta alla situazione russo-ucraina. Unica isola felice del settore commerciale, come detto, quella riguardante l'automotive. Le cosiddette autovetture in polizza sono cresciute del 53,1% rispetto al 2022, rappresentando la classica importante boccata d'ossigeno per diversi segmenti della portualità locale. Complessivamente emerge un quadro di grande difficoltà e sofferenza, che peraltro è avvalorato quotidianamente dalla preoccupazione espressa dagli operatori del settore con i quali ti trovi a dialogare. Tutto il resto sono, come si dice, chiacchiere e distintivi. E in riferimento ai traffici 2023, il presidente dell'Authority, Pino Musolino, parla di congiuntura sfavorevole con effetti inflattivi dovuti principalmente alla guerra in Ucraina, che ha fatto registrare una contrazione a livello nazionale degli scambi marittimi con il Mediterraneo e causato un calo generalizzato dei traffici rispetto al precedente anno. In questo contesto Musolino sottolinea che Civitavecchia non fa eccezione, anche se il network lo scorso anno ha limitato la perdita al 5,7% del complessivo del cargo.
E proseguiamo con la cronaca, momenti concitati questa mattina in via 16 settembre. Ad essere stata presa di mira è stata una tabaccheria della zona all'interno della quale si è consumata una rapina a mano armata. L'attività commerciale risulta chiusa già dalla tarda mattinata odierna. Sul posto sarebbero intervenuti gli agenti della polizia di frontiera, ai quali spetterà il compito di risalire a chi si è reso protagonista della rapina di questa mattina. E a pochi giorni dall'episodio di Mala Movida sul lungomare Tonde Revelle, il Comune interviene e ricorderete l'episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa con tavoli e sedie pesantemente danneggiati in un locale. Ebbene, grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona è già stato individuato uno degli autori del brutto e inqualificabile gesto. Dalle immagini sfocate nel rispetto delle norme, ma in realtà molto nitide, si vede chiaramente un signore intento a spaccare una sedia, segno che la videosorveglianza funge sia da deterrente ma soprattutto permette di individuare gli autori di questi gesti. E restiamo alla cronaca, serata movimentata per i vigili del fuoco di Civitavecchia, intervenuti in via delle Boccelle per una fuga di gas. Giunti sul posto, gli uomini della Bonifazi si sono trovati un bombolone contenente gas di petrolio liquefatto, da cui per causa in corso d'accertamenti fuoriusciva un ingente quantitativo di gas. I vigili del fuoco hanno immediatamente approntato un presidio antincendio, mentre sono riusciti a bloccare il flusso di GPL. Successivamente alla chiusura della valvola, i pompieri hanno messo in sicurezza all'area circostante. Sul posto il tecnico della ditta che ha installato il bombolone e che provvederà alla rimozione dello stesso, presente anche la Polizia di Stato. E come ogni martedì torna l'appuntamento con Zoom e questa settimana ci occuperemo della storia recente del mercato di Civitavecchia. Si parte dall'ultimo intervento partito con l'amministrazione guidata dall'allora sindaco Giovanni Moscherini al progetto di riqualificazione, il cui iter è in corso e i cui lavori dovrebbero partire a settembre. Si lavora per gestire il problema più importante, quello relativo al nuovo spostamento temporaneo dei commercianti nei 2 anni di cantiere. Ma ascoltiamo una parte dell'intervista all'assessore ai lavori pubblici Daniele Perello, stralcio della trasmissione integrale che andrà in onda stasera a partire dalle 20:45, subito dopo il nostro telegiornale. Vediamo. Abbiamo davanti quello che sono i lavori per il rifacimento di piazza Regina Margherita e di piazza 24 Maggio, che sono la situazione correlata al finanziamento. E, i lavori vanno avanti, è stato presentato l'esecutivo come ben sappiamo, successivamente questo esecutivo è stato mandato adesso una revisione progettuale, un'azienda che fa proprio revisione di questo. Perché abbiamo fatto questo? Perché abbiamo ereditato dei progetti sbagliati che abbiamo dovuto sistemare in corso d'opera, vedi il fattore, vedi una serie di situazioni come il palagrammatico, dove siamo passati dagli 850.000 euro pensate a quasi 3 milioni, insomma, dovute anche da fattori esterni, non solo a progetti sbagliati. Abbiamo detto, siccome è importante, è strutturale, riguarda la vita di molte persone, oltre che due piazze fondamentali della città, è giusto fare una revisione adeguata. Andrà quindi avanti questo progetto, andrà in gara durante la fine del nostro mandato e speriamo di esserci nel prossimo mandato per poterlo gestire in prima linea sulla fase dei lavori, la fase della dislocazione, che sono la parte che ne concerne a me, che sono l'assessore ai lavori pubblici. Su chi andrà, dove andrà e come saranno poi impostate le varie licenze o tutto altro, questo riguarda il commercio e il patrimonio, che sono i settori indicati a decidere in questo, sul quale io posso parlarne per grande linea, ma non è una cosa che non mi interessa più di tanto, non perché non mi interessa, perché meglio che non la tocco, perché qualcuno potrebbe fraintendere che poi sia io a decidere di queste cose. È ovvio che abbiamo la responsabilità di sapere che lì c'è chi fa attività commerciale, che ci manda avanti le famiglie, e ovviamente nessuno vuole rovinare niente, nessuno, anche perché la situazione del degrado generale del mercato ne parlate sempre, ne parliamo sempre, così non può più resistere, bisogna andare avanti con una nuova progettazione che riveda e riqualifichi il tutto. Quali sono, se ci sono, delle critiche che riguardano questo progetto, delle cose da rivedere per quanto riguarda i commercianti che, come lei ha detto, insomma, incontra spesso nelle riunioni che frequentemente fate? Sì, sì, incontro spesso, anzi sfido qualunque assessore di qualunque altra città ad averli incontrati, tutte volte che ho incontrato io, compreso anche il 10 di agosto, insomma, ricordo perfettamente quella data. Ma al di là di piccole osservazioni, le osservazioni che nascono dai commercianti sono di natura commerciale, sono sul discorso del fatto, il progetto in sé per sé piace, anche perché se lo vedrete bene è visibile anche sul sito del comune, c'è questo bianco che sembra forato ma in realtà è tutto quanto coperto sotto la palmetta, la zona definita la palmetta, e che comunque si può discutere se avere o non avere la fontana, se invece che fa la fontana fa un'altra cosa, ma sono
piccole situazioni, quello che loro conta di più sono le situazioni riguardanti il commercio, dove starò io, piuttosto che quelle di Piazza 24 Maggio, se vengono spostate dove vanno. Ma ripeto, quella non è una cosa che riguarda i lavori pubblici. Io so, durante la fase di cantieri posso dire dove ci spostiamo, e tra l'altro darò a loro la possibilità di sceglierlo. Loro avevano proposto all'inizio di farlo in Piazza del Conservatorio, ma è difficile perché oltre allo spazio stretto ci sono anche dei parcheggi privati, che sarebbe impossibile. Se vorranno andare sulla trincea, come sono già stati, o come magari si sono trovati male, scelgono un'altra parte piuttosto che l'area, un'altra area, saranno loro a indicarmelo, e noi con i lavori pubblici abbiamo già accantonato dei fondi con i quali ci occuperemo del loro trasloco in quella fase. Un appello alle forze moderate, riformatrici e liberali che hanno a cuore lo sviluppo di Civitavecchia è quello lanciato dal generale Paolo Poletti, candidato sindaco di Legali, Leali, Liberi e Forza Italia, che mette a disposizione il suo programma affinché dopo le valutazioni e le proposte possa diventare un manifesto comune. Nell'appello Poletti afferma che quotidianamente sta incontrando aggregazioni di persone volenterose che percepiscono il cambiamento e la novità, ma che rimangono legate a vincoli obsoleti e autoreferenziali. Si rivolge anche a questi, chiedendo il coraggio di cambiare e guardare il futuro con una prospettiva più ampia. Il candidato sindaco di Leali, Legali, Liberi e Forza Italia propone dunque una federazione per tornare a parlare di un futuro possibile, affrontare realisticamente i problemi dei cittadini, non continuare a perdere le occasioni di crescita e non rassegnarsi a un immobilismo economico e sociale che rischia davvero di diventare endemico. In nome dei valori comuni e della buona volontà, conclude Poletti, uniamo le forze per Civitavecchia. Sono certo che i cittadini ci daranno ragione. Intanto i Giovani Democratici di Civitavecchia annunciano ufficialmente la candidatura di Matteo Paravani al Consiglio Comunale, militante storico del loro partito, da sempre impegnato nel servizio alla comunità. Il suo impegno e la sua dedizione, dichiarano i GD, sono stati evidenti nel suo sostegno a ciascuno di noi. La sua figura ha un punto d'equilibrio all'interno del partito e incarna i valori della coalizione di centro-sinistra che auspichiamo possa traghettarci alle elezioni. Il primo vagito è arrivato da Santa Marinella, la nuova provincia Porta d'Italia, che dovrebbe comprendere il territorio compreso tra Fiumicino e Tarquinia. Ha visto istituzionalmente la luce nella giornata di ieri attraverso l'approvazione della proposta da parte del Consiglio Comunale di Civitavecchia. Per l'istituzione della nuova provincia si sono pronunciati la maggioranza e l'opposizione di centrodestra. Soddisfazione da parte del sindaco Tidei. Vediamo. Il Consiglio Comunale di Santa Marinella, con il voto favorevole della maggioranza e dell'opposizione di centrodestra, ha approvato la delibera di istituzione della nuova provincia, Porta d'Italia. Si tratta del primo importante passaggio istituzionale verso un assetto del territorio diverso, del quale peraltro si parla da almeno 50 anni. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pietro Tidei, che ha salutato l'evento come una pietra miliare nella storia non solo della città, ma di un territorio che può essere anche geograficamente compreso nei confini dell'antica Etruria. Per il primo cittadino di Santa Marinella si tratta di un atto importante che apre una pagina nuova per il territorio. Tidei dichiara poi il suo orgoglio perché la cittadina balneare è stata il primo comune ad aver compiuto il passo che adesso permette di guardare con maggiore ottimismo al nostro futuro e soprattutto al futuro dei nostri figli. Siamo la provincia, aggiunge, che ha al suo interno il più grande aeroporto internazionale d'Italia e uno dei primi porti crocieristici d'Europa, senza dimenticare la realtà di un territorio omogeneo grazie alla presenza di altre infrastrutture, quali la ferrovia, la statale Aurelia e un lungo tratto dell'autostrada A12 che collega Fiumicino con Civitavecchia e Tarquinia. Per Tidei adesso si è in grado di poter cominciare ad accelerare sullo sviluppo di questa vasta area, e questa nuova fase lascia ben sperare sulla possibilità di raggiungere altri importanti obiettivi per due motivi molto validi e incontrovertibili. Secondo il sindaco di Santa Marinella, con l'autonomia differenziata e le modifiche della legge del Rio, le province avranno nuove e maggiori competenze e dunque anche opportunità di accedere e ottenere maggiori risorse economiche. Di conseguenza sarà possibile dare concrete e più immediate risposte alle più svariate esigenze della popolazione dei diversi comuni del territorio che ricadranno all'interno della nuova provincia Porta d'Italia. In ultimo, Tidei ringrazia tutti i componenti del Consiglio Comunale di Santa Marinella che hanno voluto aderire alla proposta e si augura che da questo momento i rapporti anche con le minoranze possano essere più distesi e costruttivi, elemento di fondamentale importanza, lavorare in sinergia per il futuro e il bene non solo della città ma di tutto il territorio.
E l'istituzione della provincia Porta d'Italia approda al Consiglio Comunale di Civitavecchia. La conferenza dei capigruppo ha stamane licenziato la delibera proposta dal sindaco Ernesto Tedesco, calendarizzandola per la seduta che si terrà lunedì prossimo. Si tratta di una delibera di portata epocale, spiega Tedesco, senza esagerare. È d'altronde il punto d'arrivo di un percorso lungo il naturale compimento della mozione approvata a inizio legislatura, che rappresentava la volontà di uscire dalla città metropolitana, come del resto previsto anche dal programma elettorale del 2019. Secondo il primo cittadino, i vantaggi saranno tangibili, come un forte incremento di finanziamenti che oggi vengono inevitabilmente filtrati da città metropolitana, il sistema idrico, la gestione dei rifiuti, la maggiore vicinanza alle istituzioni attraverso la presenza di prefettura e questura e le competenze dirette su istituti scolastici superiori, strade, ambiente e servizi in genere. Soltanto in termini di occupazione, conclude, sono stati stimati migliaia di posti di lavoro in più, con ulteriori benefici indotti dal protagonismo diffuso del territorio, con Civitavecchia che avrà inevitabilmente un ruolo centrale. Acea Ato 2 comunica che per eseguire un intervento di manutenzione programmato sulla condotta idrica, giovedì dalle 8 alle 18 si potrebbe verificare l'abbassamento di pressione e mancanza d'acqua nelle seguenti vie: quartiere San Liborio, via dell'Orto di Santa Maria e zone limitrofe, via Gian Battista Falda e zone limitrofe, via dei Rocchi e zone limitrofe, via San Liborio e zone limitrofe, via Nuova di San Liborio e zone limitrofe, via Onofrio Brancato e zone limitrofe, via Francesco Navone e zone limitrofe. È stato predisposto un servizio sostitutivo con due autobotti che stazioneranno tutta la durata dell'intervento in via dell'Orto di Santa Maria e in via Giuseppe Castagnola di fronte all'istituto scolastico. E si è concluso giovedì il laboratorio di scrittura creativa di primo livello organizzato dall'associazione Bookface e tenuto da Anthony Caruana, socio onorario, scrittore e docente. Attraverso lezioni e esercizi di scrittura distribuiti in 8 lezioni, i nuovi soci e partecipanti al corso hanno dato vita a dei racconti brevi. L'ultimo appuntamento ha visto la presenza della editor professionista Simonetta Holferzer, che ha investito tempo e competenze per analizzare attentamente le migliori opere scritte dagli allievi e dare loro i giusti consigli per migliorare gli scritti. Durante la cerimonia conclusiva sono stati consegnati gli attestati di partecipazione e un'antologia di racconti realizzata dalla stessa Bookface. Ultimo appuntamento della rassegna è giovedì dell'archeologia. La serie di conferenze sull'archeologia del territorio ricorderà il mare quale elemento sostanziale della città. Ad intervenire saranno due cittadini che hanno dato gloria al porto attraverso i loro scritti di elevato valore tecnico e storico letterario: l'ingegnere Alessandro Cialdi, comandante generale della Marina Pontificia, e il padre Alberto Guglielmotti, storico della Marina Pontificia, autore del vocabolario degli antichi termini marinareschi d'Italia. L'iniziativa si terrà giovedì alle 17 alla sala convegni Giusy Gurrato della Fondazione Caricev. Ed ora passiamo ad una videosegnalazione giunta alla nostra redazione. Una telespettatrice ci ha contattato per mostrarci come a via Bencegatti il camion che passa per svolgere il servizio di raccolta differenziata nelle ore della notte effettua il proprio giro causando dei rumori fortissimi che disturbano i cittadini. Come sempre noi giriamo la segnalazione agli organi di competenza. Termina qui la edizione del nostro TG, ma restate con noi perché a breve seguiranno le news di sport. Di nuovo insieme con il TG Sport. Non si placano le polemiche del Palagalli. Il presidente onorario della COSAR, Damiano Lestingi, ribatte al geometra e team manager della Nautilus, Vincenzo Pastorelli, riguardo i dati sulla gestione dello stadio del nuoto e le questioni tra le società interessate. Lestingi riferisce che Pastorelli, nel tentativo di contrapporsi a quanto riferito dall'ex nuotatore, in realtà gli avrebbe dato ragione mostrando i dati sul piano di gestione dello stadio del nuoto. Ascoltiamo un estratto dell'intervista che potete seguire in forma completa sul canale YouTube di TRC Giornale. Vediamo. Siamo con Damiano Lestingi e ancora parliamo di questioni Palagalli, di dati, di numeri per quanto riguarda la gestione. Abbiamo intervistato proprio Vincenzo Pastorelli affrontando proprio la tematica
ha risposto a quello che ha riferito Damiano Lestingi, che è nuovamente qui con noi, questa volta in collegamento. Damiano, cosa pensi riguardo questa questione? I dati offerti da Pastorelli sono giusti, sono sbagliati? Io lo ringrazio vivamente di essere intervenuto, anche se non ho capito in realtà in quale veste. Io lo ringrazio e ti ringrazio, Vincenzo, perché tu, non so se te ne sei accorto, ma paradossalmente mi hai dato ragione. Nella mia intervista io avevo detto che la gestione dello stadio del nuoto sarebbe costata 500.000 euro. In realtà tu hai ragione quando dici che Lestingi si è sbagliato perché i dati non sono veri, perché hai ragione, perché io avevo detto 500.000 euro, ma con i dati che tu hai portato, ricordo su carta intestata del comune di Civitavecchia, con la tua firma sotto, la funzionario comunale geometra Vincenzo Pastorelli, hai certificato, il caro Pimpinelli Pastorelli ha certificato che la gestione annuale dello stadio del nuoto costa 574.000 euro. Con tutte le voci, lui ha portato una tabellina di una paginetta e mezza, con tutte le voci giuste, ribadisco, completamente giuste, con la gestione con tutti i crismi, che costa una previsione costi di 574.000 euro. Quindi in realtà Lestingi sì che si è sbagliato, ma si è sbagliato al ribasso. E stavolta non mi si può dire niente che mi sono sbagliato i dati, che si dovrebbe informare, perché questa volta i dati li ha portati lui. Quindi voglio dire, siccome lui ha detto che ha fatto lui, ha fatto i conti e l'ha disegnata, l'ha aiutato nella costruzione, ha detto che lui ha fatto i costi, in realtà non li ha detti, li ha fatti vedere, ma con la manina e con il dito ha fatto vedere tutte le voci, il cameraman ha fatto lo zoom, la questione è chiara, cioè si è visto chiaramente tutte le voci che sono completamente giuste, il totale di 574. Tutto questo, se noi andiamo a rivedere l'intervista, perché è pubblica, possiamo vedere che non c'è, per esempio, non c'è la voce dei costi degli istruttori, quindi questo mi verrebbe da dire che è un costo solamente, una previsione costi, solo esclusivamente per tenerla aperta con tutto il personale tecnico, non diciamo di istruzione. Al netto di questo, che la mia domanda che mi faccio è se quella previsione costi è attuale oppure di qualche anno fa, perché so che lui sta in pensione. Quindi se magari è di qualche anno fa, i costi sono anche più a rialzo, visto che sappiamo tutti che i costi delle utenze in questi anni, sia a livello domestico che a livello commerciale, si sono alzati notevolmente. Notizia super per la SGIN: Manilea Esposito figura nella cinquina provvisoria della nazionale italiana per i prossimi europei che si disputeranno in casa, in quanto si svolgeranno a Rimini dal 2 al 5 maggio. La lista dovrebbe rimanere questa anche in via definitiva, a meno di imprevedibili cambi tecnici o questioni legate a infortuni. Esposito è stata inserita insieme ad Asia D'Amato, Alice D'Amato, Elisa Iorio e Giorgia Villa, praticamente la formazione titolare della Brixia, campionessa di tutto a livello nazionale. Tutte ragazze che il capitano della SGIN conosce bene in quanto appartenente all'Accademia di Brescia. Pallanuoto: in uno sabato non particolarmente favoloso è comunque arrivata una buonissima notizia per la NC Civitavecchia nel campionato di Serie B. Infatti il 7 di Aurelio Baffetti ha conquistato aritmeticamente la qualificazione playoff con 4 giornate d'anticipo sulla conclusione. I rossocelesti hanno maturato 12 punti di margine sul quinto posto, occupato proprio dall'ultimo avversario, gli Osimo Pirates, ma sono già sicuro del verdetto grazie agli scontri diretti. Intanto scendono a 6 i punti di vantaggio sul secondo posto, occupato dall'Erici. Sarà fondamentale quindi vincere sabato al Palagalli contro il Rapallo, visto che la prossima trasferta sarà proprio contro la formazione dell'ex Echinic. Nuoto: primo giorno di gare per il settore maschile ai criteria giovanili di Riccione. I tritoni della Cosa Raniene si sono messi immediatamente in evidenza con l'oro del capitano Lorenzo Ballarati, che con la chiusura del 4% stile con il tempo di 47 secondi e 44 ha conquistato con l'Aniene il primo posto. Subito dopo, il talento civitavecchese è entrato in acqua per i 50 farfalla, dove si è fregiato dell'argento, e il nuovo personale di 23 secondi e 84. Ciliegina sulla torta all'oro per i ragazzi primo anno classe 2010 di Daniele Fiorielli, che si è imposto nel 200 stile libero con il crono di 1 minuto 56 secondi e 20.
Calcio a 5, si conclude con una sconfitta esterna il campionato di C1 per la Futsal Academy, che si arrende per 5-2 sul campo del Gap. È stata la classica gara di fine stagione, senza particolare mordente da ambedue le parti. Il gruppo di Umberto Di Maio aveva sotto per 4-0 il primo tempo e poi ha avuto una reazione nella ripresa. In rete Mondelli e Terzini, quindi la Futsal Academy termina il campionato al quart'ultimo posto del girone con 30 punti, a meno 9 dalla zona playoff. E restiamo in tema nel big match della 20ª giornata di Serie D tra Falisca Atletico Civitavecchia, rispettivamente prima e seconda del campionato. Si è assistito a una partita di categoria superiore. I viterbesi hanno vinto per 3-2, ma i civitavecchiesi rammaricano di aver sprecato una vittoria che sembrava certa. Nel primo tempo il quintetto di Simone Tangini ha sfiorato il vantaggio con il palo di Lipparelli e la traversa di Maggi. Nella ripresa vantaggio giallo-blu con Leone su punizione prima del pari Falisco. Lipparelli ha riportato avanti l'Atletico, ma due distrazioni difensive sono costate caro ed hanno consentito alla Falisca di vincere. Il primo posto sembra definitivamente sfumato, con la Falisca che va a più 12 a 5 giornate dal termine, ma l'Atletico deve mettere nel mirino la seconda posizione nel girone e soprattutto la Coppa Lazio per poter ottenere la promozione in C2. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, l'informazione torna domani. Vi auguro un buon proseguimento di programmi e naturalmente di serata. Arrivederci.